e veloce. Cosa vi suggeriscono questi due termini apparentemente così lontani che descrivono due mondi diversi? MV Agusta ha deciso di unirli creando qualcosa di unico. È proprio questo l'enduro veloce. Adesso saliamo in sella e ve la racconto. Ragazzi, volete sapere cosa succede quando sali sull'enduro veloce? Questo. Ah, musica! Sono in sella da stamattina a questa magnifica enduro veloce. Una moto che prometteva tanto e che secondo me mantiene tantissimo. È una grande prova di maturità da parte della casa varesina. La prima moto nata dal momento dell'acquisizione da parte di KTM, e devo dire ragazzi, si vede. Perché si vede? Perché questo tre cilindri totalmente riprogettato è pura musica per le orecchie di qualsiasi persona che non abbia un cuore di pietra. Hai il Venturo davanti, ma si guida davvero magnificamente su strada. Certo ragazzi, non è che sia una gazzella, è molto veloce a scendere in piega, però devi guidarla, va guidata questa moto. Ci vuole un po' di forza, devi spostarti con il corpo per assecondarla, ma dopo inizia una vera danza tra le curve che ti fa incantare. C'è tutto, c'è stabilità, c'è agilità, c'è precisione, insomma c'è tutto il DNA della casa varesina, però tradotto in un progetto più maturo rispetto agli ultimi che erano stati sfornati dagli stabilimenti di Schiranna. Quello che davvero mi emoziona, mi ha emozionato per tutta la mattinata, è questo sound paradisiaco. Ah, che goduria, il rilascio e l'accelerazione, sentite qua. C'è un direttore d'orchestra che dirige questi tre cilindri che erogano 124 cavalli, che vi garantisco sono più che sufficienti per divertirsi. Durante la presentazione ce l'hanno detto, questa moto ha gli stessi colori della F4 750 disegnata da Massimo Tamborini. Rosso e l'argento sono le stesse tonalità di colore di quella mitica sportiva. Io ragazzi sono stato un fortunato possessore di quella moto. Posso dirvi che questa enduro veloce, in un modo totalmente diverso, riesce a farti provare delle emozioni che anche quella sportiva lì ti faceva provare. Quel senso di esclusività, quel senso di nobiltà. È un mezzo questo magnifico, è abbastanza comodo secondo me l'enduro veloce da pensare di utilizzarlo tutti i giorni per qualsiasi circostanza, e può far diventare qualsiasi spostamento, qualsiasi scenario una festa per chi è davvero appassionato, per chi ama le due ruote. Vi ricordate tutti i problemi, i capricci dei tre cilindri fino a qualche anno fa? Motori potentissimi però anche piuttosto bizzosi, un on-off fastidioso, insomma non quello che ci si attende da un prodotto premium. Adesso questa enduro veloce è davvero un prodotto premium sotto tutti i punti di vista. L'esperienza di guida è di altissimo livello, c'è un senso di maturità del progetto toccato sotto tanti aspetti, ma resta una moto abbastanza ruvida, maschia, insomma ci sono sensazioni pure, pochi filtri, un'elettronica che funziona bene, anzi oserei dire che funziona benissimo, infiniti setup, c'è la possibilità di registrare il percorso, l'angolo di piega, l'apertura del gas e poi riscoprirlo tramite l'app. Insomma davvero dal punto di vista tecnologico questa moto non ha niente da invidiare alle migliori concorrenti del mercato. Il quick shifter è un burro, ma oltre a essere un cambio che funziona benissimo, ha questo sound, cioè un blipper che ti regala una sensazione quasi da Formula 1. Quando il motore sale di giri c'è questo sound che ti avvolge, il cambio di marcia sembra lo stesso che si sentiva quando in Formula 1 dominavano i 10 cilindri. Per me questa enduro veloce, dopo una mattinata in sella, non può essere che promossa. Ci sono delle piccole cose che magari vi racconto dopo con calma quando rientri in albergo, ma se penso solo alla guida, al divertimento, alla passione, a quello che si può trovare in una moto del genere, beh ragazzi c'è tutto ed è tutto incredibilmente bello. Abbiamo fatto qualche chilometro anche su una strada bianca, uno serratino, e anche lì è uscito fuori l'equilibrio di questo progetto. Non è una moto che pesa poco, però in piedi sulle pedane una strada bianca non rappresenta assolutamente un problema.
In ogni caso io non voglio perdere tempo a parlare di tecnica, perché potete vedere qui o qui, poi non so dove andrà nel video, la nostra live organizzata con chi questa moto l'ha progettata, che ci ha raccontato tutti i segreti di questo progetto, tutte le sfaccettature, le complicazioni, insomma tutte le varie curiosità che sono uscite fuori durante la nostra live, per spiegare tutti gli aspetti tecnici di un progetto che proietta MV Agusta nel 2024. Ragazzi, vedo una galleria e già il mio cervello malato pensa a cosa succederà. Disco più rilascio, mamma mia ragazzi, fantastica, fantastica ragazzi. Certo ragazzi, ve l'ho detto, ve l'ho leggermente anticipato, lo posso confermare, è un progetto maturo ma non ancora perfetto, ci sono delle piccole cose che sono sicuro che verranno sistemate andando avanti, però parliamo di cose che sono del tutto perdonabili quando poi in cambio hai questo concerto di emozioni, di sensazioni quando sei in sella. Questa enduro veloce ti regala puro piacere di guida, puro puro piacere di guida. Qual è la sfidante naturale di questa moto? Questa è una domanda davvero tosta a cui rispondere. Secondo me non c'è, perché magari pensando a questo frazionamento può venire in mente la Tiger 900, però qui si tratta di un progetto diverso, più esclusivo, anche molto più costosa. Ma al di là di questo, è proprio il modo in cui è stato affrontato il concetto di progettazione di questa moto che la pone l'enduro veloce su un piano leggermente diverso. È un segmento a parte? Questo è difficile da dire. Di certo riesce a unire in un mix molto equilibrato caratteristiche da moto sportiva divertentissima su strada con attitudini da tourer e perché no anche da enduro, certo non spinto. È l'uovo di Colombo? Una moto totale? Certamente fa tante cose benissimo, però non riesce a fare tutto alla grandissima. Torniamo in albergo, io continuo a godermi questa moto su queste strade magnifiche del sud della Sardegna e parliamo insieme di tutto quello che mi è piaciuto alla grande e di tutte le piccole cose che secondo me devono essere migliorate e sono sicuro saranno migliorate. È iniziato un nuovo capitolo della nostra amata MV Agusta. Insomma ragazzi, ce l'hanno fatta, perché questa moto rappresenta qualcosa di nuovo, di diverso, di unico. Un motore sviluppato da zero, l'erogazione della potenza che ti fa ridere nel casco, hai una sorta di dissociazione in testa quando sei in sella a questa birra. Da una parte c'è un sound degno di una vera Formula 1, dall'altra parte c'è una guida rotonda che ti accompagna tra le curve, diventa una lama se decidi di essere aggressivo, il 21 non la penalizza mai sull'asfalto e ti permette, quando decidi di fare magari uno sterrato leggero, di divertirti in sicurezza. È chiaro che non si può avere il mondo perfetto, quindi quello che diventa davvero splendido su strada lo paghi nel leggero fuoristrada, ma non per questo sfigura nella parte enduro dell'anima di questa moto. Come si può descrivere con un termine? Emozionante, davvero emozionante. Questo è quello che senti quando sei in sella a questa moto, quando sei lì e vai snocciolando le marce, quel sound che ti avvolge, che ti entra dentro, che ti fa sentire il DNA della casa italiana sportivo declinato in un modo diverso. Per quello che mi riguarda, per tutto il tempo di questo test ho cercato di immaginare una concorrente naturale di questa moto, ma in realtà sul mercato non c'è niente, secondo me adesso, che neanche lontanamente si avvicini a quello che è in grado di farti provare questa moto. È chiaro che non siamo ancora ai limiti della perfezione, parliamo di un prodotto premium, ma c'è ancora qualcosina da migliorare. C'è un pelo di rumorosità di troppo per quanto riguarda la meccanica, c'è una sella che secondo me non è comodissima per le lunghissime distanze, qualche vibrazione di troppo, però in realtà sono davvero piccole cose e vale la pena pagare pegno sotto questi punti di vista per tutto quello che di grandioso ti sa regalare questa moto una volta che sei in sella. Ti fa sentire in sella ad una leggenda delle due ruote come il marchio italiano può rappresentare al meglio, con contenuti tecnologici di altissimo livello. Si va da un TFT chiaro, completo, pieno di informazioni. Ragazzi, c'è bisogno di una sorta di libretto di istruzioni per addentrarsi tra tutte le funzioni disponibili. C'è una meccanica sopraffina che non ti mette mai in difficoltà, ma anzi ti invita ad alzare l'asticella. E c'è poi quella aura di leggenda che circonda il marchio italiano, che grazie a questo passaggio sotto l'egida di KTM, secondo me viene saltata da un'iniezione di tecnologia, di consapevolezza
che ha permesso agli ingegneri che l'hanno sviluppata, lo ricordo, nata, progettata, costruita in Italia, quindi resta un prodotto made in Italy, ma i processi produttivi sono stati implementati, il controllo qualità è stato migliorato e questo fa arrivare MV Agusta in una nuova fase della sua storia. Comoda, spaziosa, ti viene voglia di macinare i chilometri, ti immagini mentre sei con lei ad affrontare magari un bel viaggio, oppure perché no, usarla semplicemente in città per andare in ufficio, per raggiungere i locali dell'aperitivo. Insomma, mezzo trasversale. La risposta del gas la puoi regolare attraverso le varie funzioni del TFT, ci sono tre livelli di risposta sia per quanto riguarda l'erogazione della potenza che cambia a seconda della mappatura, sia per quanto riguarda la risposta del gas. Questo ti permette di cucirti addosso la moto in un modo che prima non era possibile fare. Poi attraverso l'app di MV Agusta è possibile registrare i dati durante la tua passeggiata e poi riguardarli con calma a casa per capire cosa hai fatto, dove hai sbagliato, dove puoi migliorare. L'enduro veloce mi ha convinto, mi ha fatto divertire, sono convinto che aprirà una nuova fase della storia di MV Agusta. Ne ho parlato nella live trasmessa sul nostro canale YouTube, la trovate qui, andatela a riguardare con l'ingegner Volpi che l'ha progettata, l'ha sviluppata, quindi tutti i dettagli tecnici potrete ascoltarli direttamente dalla sua voce. Io qui oggi ho cercato di raccontarvi solo le emozioni che questa moto ha saputo trasmettermi e devo dirvi che per la prima volta da quando faccio questo lavoro il mare di emozioni provate in sella a questa moto è davvero impressionante, difficile da riportare. Invito tutti, appena vi sarà possibile, di recarvi in un concessionario MV Agusta e cercare di provarne una, perché vi garantisco che salire in sella a questo enduro veloce vi farà riscoprire l'essenza di un brand, tutto quello che è il DNA di un'azienda che ha stravinto nel mondiale, che ha dominato per anni, che soprattutto ha fatto innamorare milioni di appassionati in tutto il mondo. È la grande occasione di MV Agusta di ritornare grande. A questo punto la mia voglia è quella di vedere questa piattaforma declinata in altri modi. Vorrei tanto scoprire magari una naked, una super sportiva, che gode dello stesso sviluppo che ha portato a questo prodotto, e insomma ritrovare quelle moto che negli anni ci hanno fatto sognare. Pensiamo all'F4, all'F3, alla Brutale. Pensare a queste moto con questa tecnologia mi fa davvero sognare. Ma insomma, quanto costa tutto questo ben di Dio di emozioni? Ragazzi, vorrei dirvelo, ma ancora non lo sappiamo. Ancora non è stato deciso il prezzo di vendita dell'enduro veloce. Possiamo dirvi quale può essere un range ipotetico. Si parla di un prezzo che può essere tra i 23.000 e i 24.500 euro. Per quello che mi riguarda, i contenuti tecnologici, l'essenza di questa moto li vale tutti. Quindi aspettate che sia presente nei concessionari, andate a scoprirla di persona, provatela perché sono sicuro vi farà innamorare e soprattutto qualsiasi sia il prezzo, ci sono soldi spesi bene. Se questo video vi è piaciuto, questa moto vi ha fatto emozionare, andate a scoprirla nei concessionari, mi raccomando godetevi il sound e soprattutto ricordatevi di iscrivervi al canale YouTube di GP1 e di attivare la campanella, non perdete mai nessuno dei nostri video. Noi ci vediamo al prossimo test, ciao!